Allora, oggi andiamo a vedere come cablare e come funziona l'impianto citofonico a due fili. Codice 3613-11 dell'LT Terranio. Posto esterno, posto interno, due fili, facilissimo. Spegniamo l'alimentazione. Questo è l'alimentatore, dove va la linea sopra, fase neutro. Sotto vanno i due fili di bus, due fili della pulsantiera esterna e due fili della pulsantiera interna, che vanno messi praticamente qui va un filo della pulsantiera esterna e interna e qui uguale, uno della pulsantiera esterna e uno della pulsantiera interna. Vanno messi assieme e vanno messi in un morsetto e nell'altro morsetto. Come vediamo, questo cavo va nel bus della pulsantiera esterna. Ha degli altri morsetti tipo S1, S2 che vediamo qui, S1, S+, che vediamo qua in questo schemario, che è il pulsantiere esterna ed è la serratura. P1 è il pulsante cancelletto. Lo troviamo qui. Sono questi due morsetti e questi due morsetti. I due sono dei pulsanti e i due sono della serratura. Mentre all'interno del citofono partiranno due fili, andranno all'alimentatore sempre bus. E all'interno del citofono, ok, andranno i due fili di bus che vanno collegati qui, morsetto bus. Ok, diamo l'alimentazione e vediamo come funziona. Accendiamo, vediamo se accende un LED qui di segnalazione. Vado a suonare, schiacciando il pulsantino qui, se metto sulla mascherina avrei un pulsante fisico normale. Schiaccio, il citofono suona, alzo la cornetta, parlo. E se voglio schiaccio e vado ad aprire il cancelletto. Semplicissimo. Adesso appendo perché sennò va il Larsen perché sono tutti vicini. Niente, questo è quello che volevo farvi vedere. È un impianto semplicissimo a due fili bus della Terranio.